Due leggi fondamentali dalle quali non possiamo prescindere nello studio di un circuito elettrico sono le leggi di Kirchhoff. Le leggi di Kirchhoff, come vi dicevo, sono due. Vediamo quella che identifichiamo come la prima, o legge di Kirchhoff al nodo, dove per nodo si intende il nodo di un circuito elettrico. Schematizziamo, in modo così generale, un nodo. Supponiamo di avere una serie di bipoli che convergono tutti in un nodo. Supponiamo di avere quattro rami convergenti in un singolo nodo. Non mi interessa la natura dei bipoli, possiamo immaginare quello che vogliamo, bipoli attivi, quindi generatori o bipoli passivi come resistori, condensatori o induttori. Quello che mi interessa è che abbiamo identificato un nodo che chiamiamo A nel circuito. Supponiamo di aver identificato anche nel circuito le quattro correnti corrispondenti a questi quattro rami del circuito che convergono nel nodo A. Schematizziamoli con delle frecce, supponiamo di dare questi versi, chiamiamola IA, IB, scelgo ovviamente a piacere, IC e ID. Questa identificazione sarà stata fatta in base a criteri che dipendono dal circuito. Comunque, in qualunque modo ci siamo arrivati, supponiamo di avere appunto definito, identificato le quattro correnti relative a tutti i rami che convergono nel nodo A del circuito. Ovviamente i tratteggi che ho indicato nello schema indicano che ovviamente il circuito prosegue e ognuno di questi rami si chiude in modo tale da consentire il passaggio di corrente, che avviene solo, come sappiamo, in un circuito chiuso. Quindi però possiamo immaginare qualunque circuito che va a completare quella piccola parte che stiamo osservando, che converge nel nodo A. La legge di Kirchhoff per il nodo è molto semplice ed è formulata in questo modo: la somma delle correnti entranti nel nodo entranti nel senso dei versi delle frecce che noi abbiamo utilizzato nell'identificazione, quindi tutte le frecce che vanno verso il nodo sono quelle che vengono chiamate le correnti entranti nel nodo, quindi la somma delle correnti entranti nel nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti dal nodo. Quindi, nell'esempio appena fatto, avremo che vediamo che entranti risulta essere la corrente IA e la corrente ID che vanno verso il nodo, quindi noi avremo in questo caso IA più ID deve essere uguale alla somma delle correnti uscenti. Le correnti uscenti sono identificate come IB più IC. Questa definizione poi deriva dalla conservazione della carica elettrica, che per la definizione di corrente come movimento di cariche, se nel circuito non ci sono motivi per i quali le cariche possono in qualche modo disperdersi, cioè uscire dal circuito, come in tutti i casi pratici di nostro interesse, avremo che le correnti entranti non possono che uscire dagli altri rami del nodo stesso. Quindi questa è la formulazione che possiamo dare al teorema di Kirchhoff del nodo. Se questa
questa uguaglianza di questa espressione la riscriviamo portando tutte le correnti da un lato e cambiando di segno, questa diventa anche, la possiamo scrivere come mantenendo le correnti di sinistra a sinistra, quindi avremo IA più ID, la corrente B portata dall'altro membro diventa meno IB, la corrente C diventa meno IC e questa equazione diventa uguale a zero. Questo semplice passaggio matematico ci consente anche di riformulare la legge di Kirchhoff al nodo, parlando di non più di somma di correnti entranti uguale alla somma delle correnti uscenti, ma vedete abbiamo una somma però algebrica di correnti, algebrica perché dobbiamo tenere conto di segni che possono essere più o meno, dove possiamo dare il segno più a tutte le correnti entranti, il segno meno a tutte le correnti uscenti, o volendo anche viceversa, e il tutto deve essere uguale a zero. Quindi possiamo riformulare l'espressione anche in questo modo. La somma algebrica, quindi con segno, perché sia chiaro, somma algebrica vuol dire che dobbiamo tener conto del segno, la somma algebrica delle correnti in un nodo. È uguale a zero. E questa è una formulazione alternativa della stessa legge che ovviamente ha lo stesso significato. Se volessimo vedere un primo esempio di applicazione di questa legge, potremmo utilizzare un semplice circuito, ad esempio fatto in questo modo. Supponiamo di avere un generatore di tensione. Di avere tre resistori in parallelo, questo sia VG, generatore di tensione, i tre resistori R1, R2 ed R3, questo sia, come sappiamo, il nodo A, questo è il nodo B nel circuito, ovviamente A e B è in comune per tutti i resistori, ricordatevi, non fatevi ingannare dai tratti grafici di unione, qua è un unico contatto, un unico terminale superiore e inferiore. Identifichiamo le grandezze elettriche, quindi la corrente uscente dal generatore per rispettare la convenzione sui segni, che diventa la corrente entrante nel nodo. Poi facciamo una semplice considerazione: essendo tutti i resistori in parallelo e a loro volta in parallelo al generatore, quindi hanno la stessa tensione ai capi, quella applicata dal generatore VG, quindi tutti i resistori hanno la stessa tensione col più verso l'alto, quello del generatore, allora le tre correnti, nel rispetto della convenzione dei segni, le possiamo. Le diamo sicuramente con questo verso, le possiamo chiamare la I1, la I2 e la I3. L'applicazione del teorema di Kirchhoff al nodo A mi dice che posso, nelle due formulazioni, somma delle correnti entranti uguale somma delle correnti uscenti, quindi avrei IA, l'unica corrente entrante, uguale alla somma delle correnti uscenti, oppure somma algebrica delle correnti entranti, cioè delle correnti del nodo, uguale a zero. Quindi mettiamo positive le correnti entranti, ad esempio, quindi IA positiva entrante meno la I1 uscente meno la I2 uscente meno la I3 uscente uguale a 0. Ovviamente le due espressioni sono equivalenti.